Amici di Lecce News 24, buongiorno e ben ritrovati all'interno del nostro telegiornale, apertura dedicata ad una notizia di cronaca. Nella giornata di ieri si è trasformato in un incubo il matrimonio di due sposi salentini. Tra gli invitati infatti sarebbe scattata la rissa rendendo necessario l'intervento dei carabinieri e del 118. L'episodio, verificatosi presso una sala ricevimenti di Surano, per fortuna non ha determinato ferite gravi tra i protagonisti della zuffa. Il personale sanitario infatti, sopraggiunto per i dovuti soccorsi, non ha ritenuto dover trasportarli in ospedale, curandoli sul posto. Placati gli animi, i militari delle stazioni di Scorrano e Bagnolo hanno ascoltato 4 persone in caserma nel tentativo di ricostruire dettagliatamente la vicenda. Proseguiamo il nostro telegiornale con una notizia dedicata al mondo della scuola. Questa mattina infatti a Palazzo dei Celestini c'è stata la cerimonia di saluto per i 6 dirigenti scolastici ormai in pensione, accogliendo al contempo 11 nuovi presidi. Un incontro formale, quello tra istituzioni e i professori di istruzione secondaria superiore, nel quale il presidente della provincia di Lecce, Antonio Gabellone, ha ringraziato i protagonisti con una targa in ricordo della lunga carriera lavorativa vissuta dietro la cattedra. Singolare inoltre l'invito ai neopensionati: voi siete una risorsa importante per il territorio, pertanto, oltre a dirvi grazie, consiglio di rimanere ancora in quest'ambito. La vostra collaborazione in termini di esperienza e umanità sarebbe fondamentale in questo periodo di criticità dovuto ad una fase di passaggio impostaci dalle riforme. Chiusura del nostro telegiornale dedicata alla pagina sportiva e dunque al calcio. Un Lecce in grandissima forma, quello che si appresta ad affrontare nel prossimo turno di Lega Pro la Fidelis Andria. Nella serata di ieri infatti gli uomini di Antonino Asta sono stati impegnati in un amichevole con la compagine allievi allenata da mister Sandro Morello. Capitan Papini e compagni si sono imposti con il punteggio di 13-0. A salire sugli scudi sono stati bomber Davide Moscardelli, Dumbia e Rosafio, autori di una tripletta, il neo arrivato Davis Curiale che ha siglato 2 marcature di Cicerello e Lepore, gli altri gol. Alla gara di ieri non hanno preso parte Cosenza, che prosegue nel lavoro di riabilitazione dall'infortunio alla clavicola, rimediato nella sfida di Coppa Italia Cesena, Salvi, De Feudis e Diop. Oggi in programma un allenamento alle ore 17:30 presso l'impianto sportivo di Martignano. Bene, termina qui anche per oggi il nostro telegiornale, grazie per essere stati in nostra compagnia, vi ricordiamo che tutte le altre notizie sono leggibili sul nostro sito internet www.lecenews24.it, anche su versione mobile. Grazie, arrivederci.